benvenuti a questa nuova puntata di Viaggio in Molise. Oggi siamo a Torella del Sannio per seguire l'inaugurazione di una biblioteca un po' particolare nata grazie a un progetto Il mio amico libro, un progetto che coinvolge non solo la scuola ma anche le altre istituzioni come la biblioteca comunale e a cui appunto hanno partecipato l'amministrazione stessa e tutte le famiglie dei bambini della scuola dell'infanzia di Torella. Dunque restate con noi in questa nuova puntata di Viaggio in Molise. Corro, corro da papà, forse lui mi ascolterà, ma ancora mi sento dire, ora basta, vai a dormire. Raccontami una favola, mi sentirò vicino. Con Sergio Zarrilli del progetto Nati per Leggere, oggi per questo evento l'inaugurazione di una biblioteca un po' particolare nella scuola dell'infanzia di Torella del Sannio per ribadire l'importanza della lettura fin dai primi anni del bambino e ricordare appunto che è importante per lo sviluppo futuro del bambino, per l'apprendimento poi negli anni successivi della scuola. Sì. Un'iniziativa che segue altre iniziative del genere che sono svolte qui a Torella e in qualche altro comune della regione, e questo veramente ci fa molto piacere, che vuol dire che il progetto sta prendendo piede anche in Molise, si sta diffondendo in maniera capillare, speriamo che lo sia sempre di più. E il progetto è assolutamente valido e queste manifestazioni stanno proprio a testimoniarlo. Da una parte l'interesse e anche l'entusiasmo con cui le famiglie e i bambini accolgono il progetto che viene presentato, proposto sia a scuola sia per quello che riguarda noi pediatri, in particolare nei nostri ambulatori, e sia un po' da tutta la comunità che accoglie il progetto e lo fa andare avanti, lo fa viaggiare. Progetto importante, come testimoniano molti studi scientifici, svolti soprattutto all'estero, ma da qualche tempo anche in Italia, che ci dicono appunto che l'incontro precoce con i libri e con la lettura aiuta il bambino nel suo sviluppo psicomotorio, nello sviluppo del linguaggio, sia recettivo che espressivo, e per così dire prepara il bambino all'ingresso nella scuola primaria e poi un domani anche nel mondo del lavoro. Intorno a questo progetto, al cui centro c'è essenzialmente la famiglia, che è la principale destinataria di Nati per Leggere, un po' a cerchi concentrici si collocano altre figure professionali, dal pediatra all'insegnante, al bibliotecario, al librario e a tutte altre figure professionali del mondo sociale e sanitario che a vario titolo si occupano della salute del bambino e della sua crescita, che deve avvenire nel modo migliore possibile. Lei che nel settore, immagino, da diversi anni, che cambiamento c'è stato, non so, negli ultimi anni rispetto a queste iniziative? Cioè, c'è un riscontro concreto poi nell'avvicinamento appunto dei bambini alla lettura? Sì, sicuramente sì. In Molise il progetto è da 5-6 anni che va avanti e coinvolge sempre più persone, a cominciare dai lettori volontari. I riscontri sono sicuramente positivi. Il libro sta entrando sempre con maggior forza nella casa delle famiglie molisane ed è all'inizio veramente uno strumento come un oggetto qualunque, viene considerato dal bambino, ma poi diventa strumento di piacere, di conoscenza, ed è quello poi il fine ultimo del progetto. Sicuramente abbiamo bisogno di altre adesioni, di altri volontari, cioè che la cerchia si allarghi, però sicuramente i risultati fino a questo momento sono stati soddisfacenti, soprattutto quello che riguarda l'accoglienza da parte delle famiglie, ma vorrei dire in particolar modo da parte dei bambini. Sono veramente contenti di questa iniziativa, contenti di incontrare il libro, di farselo leggere, perché si tratta di bambini che ovviamente ancora non sanno farlo direttamente, e il riscontro è sicuramente positivo. Speriamo di andare avanti in questa direzione. Col vento ogni colore balla.
siamo con la signora Corradina Venditti. Lei è la mamma di Damiano Ciampittiello. Senta signora, oggi siamo qui a Torella per questa inaugurazione di una biblioteca un po' particolare. Che ne pensa di questa iniziativa? Secondo me è un'iniziativa molto ma molto bella, che può aiutare i bambini a domani a esprimersi meglio, a essere più preparati per quello che sarà poi la scuola. In mano anche un lavoretto che i bambini hanno preparato per la festa del papà. Sì, è un bellissimo lavoretto, una cialda, ma penso che non sarà solo per il papà, anche per la mamma. Però è veramente bello, un'iniziativa bella. Siamo con il team docente della Scuola dell'Infanzia di Torella del Sannio, portavoce del team, la maestra Biagina D'Alessandro. Vi abbiamo già incontrato in occasione nei lavori in corso appunto di questa biblioteca un po' particolare, nata con questo progetto, ma ci dica qualcosa. Ma sì, ci siamo già incontrati, e dove c'erano anche i genitori qui hanno contribuito per l'allestimento a questa biblioteca. Ognuno di noi, e compreso i genitori, hanno collaborato affinché questo progetto venisse realizzato e messo in atto, proprio perché la nostra collaborazione, la nostra condivisione, il nostro credere in questo progetto, oggi inaugurato anche con la presenza del dottore Zarrilli, con il dirigente scolastico, che con i suoi saluti, perché il dirigente scolastico assente per motivi di lavoro in un'altra scuola, e l'amministrazione comunale sempre presente, e che ci dà l'opportunità anche di fare tutte queste cose a scuola e queste variazioni. E la presenza di tutti i genitori che ci aiutano tantissimo, condividono con noi questi momenti perché credono in tutto quello che facciamo proprio per il bene dei loro figli. Abbiamo condiviso questi momenti con tutti e siamo davvero soddisfatte di poter dare inizio al lavoro, a questo spazio, al lavoro della biblioteca. Abbiamo un regolamento chiaramente per il prestito, inserito questo prestito sempre per avere ancora maggior collaborazione da parte dei genitori, perché il libro preso in prestito sarà preso in prestito il venerdì, portato a casa, verrà letto con la mamma, con il papà e poi certamente letto e riletto da solo con il bambino, deve averne cura, il libro è un bene prezioso, loro lo sanno. E poi riportato la settimana, il venerdì successivo, verrà tutto registrato sul registro, i bambini scriveranno il loro nome, noi aggiungeremo il numero del libro, il titolo e ogni cosa dopo sarà rimesso al proprio posto. Abbiamo fatto anche il timbro per questa libreria, proprio per dargli un'importanza notevole. E poi, come dicevo prima, questa non vuole essere antagonista alla biblioteca comunale, ma dobbiamo collaborare e questo è già stato previsto. Andremo a prendere dei libri in prestito e poi, perché no, prendere anche dei libri da inviare a casa per i genitori in modo tale da invogliare di più i genitori alla lettura, perché lo facciamo, stimoliamo nei bambini la voglia di leggere, il primo approccio con i libri, e saranno anche i genitori invogliati di più a questo. E dirò anche che, come ho detto prima, è stato inaugurato il progetto I Nati per Leggere sempre dal dottore Zarrillo alla fattoria didattica Francesca, e anche lì ci sono dei libri e quindi faranno da spola tra la fattoria e qui, insomma questi libri devono girare, devono essere presi in prestito. E ne sono arrivati tanti anche oggi, ringraziamo tutti per questo.